Allora, io partirei da un excursus storico, visto che forse a beneficio di tanti che ci ascoltano, tu sei stato qua nel 2016, quindi 5 anni fa, e eri entrato in Gucci da poco più di un anno e mezzo, mi sembra, già con dei risultati brillanti, e quindi eri qua, avevi raccontato, mi ricordo, la selezione di Alessandro Michele, com'era andata la storia, quindi sono passati 5 anni. E quindi ti chiedo cosa è successo in questi 5 anni, come guardando indietro, quali sono stati i momenti anche più importanti di questi 5 anni dal tuo punto di vista, di Gucci ovviamente. 19 minuti per dirti. Sì, 19 minuti, ma poi possiamo anche andare oltre. 5 anni sono stati una cavalcata, diciamo così, a parte lo scorso anno che è stata un po' più un'esperienza, diciamo, traumatica di impatto. Ci siamo posti gli obiettivi più di un sogno rispetto dei business plan, ma in effetti poi i risultati ci hanno dato ragione. Abbiamo più o meno triplicato il fatturato da allora, da 3 miliardi e 3 a 9 miliardi e 6 nel 2019. Quest'anno chiuderemo, insomma, più o meno in linea, forse un po' più alti, ma Più in linea col 19, con dice. 19, sì. Diciamo che è stata un'esperienza, abbiamo creato un team incredibile, che continua ad essere lo stesso che ho trovato quando sono arrivato da Gucci, e questo è l'aspetto più importante per me, il fatto di aver coltivato queste persone, di aver lavorato insieme, che abbiano creduto in quello che Alessandro e io volevamo portare avanti. E proteggere il talento creativo spaventoso di Alessandro durante questo periodo, perché come capisci, uno ci si abitua alla crescita, no? Gli analisti, gli investitori, quindi il 40% di crescita annuale diventa, come dire, la normalità. E quindi è importante poi, insomma, riflettere a un certo punto, così come abbiamo fatto nel 2020, abbiamo un po', come, rimodulato il nostro modello di business, abbiamo cercato di cambiare anche l'estetica, perché dopo 5 anni credo che, soprattutto nei cicli di moda così spinti come abbiamo avuto noi, ci può essere un senso, diciamo, di affaticamento, e l'ideale è sempre di cercare di anticipare, diciamo, il calo anziché cavalcarlo, insomma. Quindi diventare quasi concorrenti di se stessi, c'è qualcuno che dice. Sì, beh, assolutamente, nel senso che nel nostro mondo per eventi interni o eventi esterni non puoi sicuramente stare a dormire. Nel gruppo, insomma, scherziamo un po' che status quo non fa rima con Pinot. Ma infatti è vero, nel senso che non puoi pensare di fare dei piani quinquennali o settennali, li fai, ma poi devi navigare a vista, devi cercare di capire dove arrivano le onde più alte, cercare di schivarle e trovare le opportunità ogni giorno, perché ogni borsa che perdi nella vendita l'hai persa. Quindi devi, come dire, giocare sia nella parte a lungo termine, la strategia, la visione, la gestione del talento, la protezione del talento e poi la gestione quotidiana del negozio, del digitale, tutto quanto. E quindi il breve e il lungo sono, insomma, la realtà quotidiana del nostro lavoro. Senti, ho letto nei dati dell'ultima comunicazione di 9 mesi che il brand Gucci è in una transizione perché state riducendo la quota wholesale a favore del retail. Cosa c'è dietro questa scelta? A che punto siete? Sì, diciamo, non è solo riduzione della quota dell'wholesale verso retail, perché sembra un po' banalizzare il lavoro degli wholesale italiani, che invece è straordinario. A marzo 2020 abbiamo pensato insieme ad Alessandro che dopo 5 anni di un certo tipo di strategia, era il momento di fare un cambiamento sia da un punto di vista di modello di business che da un punto di vista di estetica. Abbiamo cominciato quindi nel 2020, a marzo 2020, proprio 15-20 giorni dopo la pandemia, come dire, a fare un certo tipo di scelta. Abbiamo voluto fare una sorta di upgrade del brand, e come tale abbiamo fatto una scelta di distribuzione abbastanza, insomma, importante, perché siamo usciti di fatto da Neiman Marcus negli Stati Uniti, abbiamo tolto le door da Saks e da Bloomingdale's wholesale. Abbiamo praticamente trasformato tutto il business in concession. Stessa cosa in Italia, dove di fatto abbiamo fatto firmare tutti gli wholesaler un contratto di distribuzione selettiva, tagliando parecchie door che non ci soddisfacevano in termini di immagine. E l'idea è stata: abbiamo rinegoziato il contratto con DFS, abbiamo rifatto tutti i contratti con gli e-tailers, passando da wholesale a concession. Cioè, l'idea era quella di creare una struttura di business molto più solida da un punto di vista di controllo del brand equity per i prossimi 5-10 anni. Era il momento ideale, perché tutti comunque erano un po' in difficoltà. Noi fortunatamente avevamo una struttura, diciamo, finanziaria e solida da ogni punto di vista, quindi ci potevamo permettere di fare questo passo. Giusto per parlare della parte wholesale,
Per darti un'idea dei numeri, dal 2019 al 2021 abbiamo ridotto lo SEI da 1,2 miliardi a 750 milioni, quindi mezzo miliardo di euro, che vuol dire abbiamo perso quindi il rimbalzo che c'è stato poi nel 2021 dal punto di vista del SEI, quindi all in all, secondo me, nella parte retail abbiamo rinunciato 1,5 miliardi, 2 miliardi di euro di fatturato. Quindi questa è una scelta molto importante che la puoi fare solo se ragioni a lungo termine, non solo sul quarter. Non è facile capirlo dall'esterno perché uno guarda solo il numero singolo, ma la qualità del numero per me è importante. Quindi oggi siamo estremamente più forti rispetto a quanto non eravamo nel 2019, secondo me, e allo stesso momento in cui abbiamo fatto il cambiamento di business da un punto di vista, diciamo, di modello distributivo, abbiamo deciso con Alessandro di fare anche un cambiamento estetico. Abbiamo ridotto il numero, diciamo, di presentazioni che facciamo in termini di show. Nel 2020 ne abbiamo fatto solo due, a differenza dei nostri competitor. Un po' eravamo obbligati, perché in Italia, a differenza dei nostri cugini francesi, le fabbriche erano chiuse, lo sviluppo prodotto erano chiuso, per cui era abbastanza imbarazzante che cercare di spingere troppo da un punto di vista di comunicazione commerciale, dal nostro punto di vista. Quindi abbiamo cercato di fare le cose fatte bene. Abbiamo utilizzato il Gucci come fosse un laboratorio creativo. Nel 2021 abbiamo fatto poi il Gucci Fest, abbiamo lanciato The Vault, per riprendere il discorso resale e reselling di cui parlavamo prima, e non solo, abbiamo presentato questa piattaforma che ci permette di giocare con collaborazioni con il brand, con Gucci, Power by Gucci o senza Gucci, con realtà che per valori, caratteristiche estetiche sono simili a quelle che facciamo normalmente con Gucci, ma con più libertà espressiva. E quindi, come tale, dare ad Alessandro la possibilità di rimmaginare il futuro di Gucci, quale tipo di Gucci vogliamo avere. E questo ci ha permesso, ovviamente, perché siamo un brand pazzesco, dove storicamente l'immaginazione e la creatività hanno sempre dato risultati positivi, se cavalcati e presi con coraggio. Quindi, di fatto, nell'ultimo quarter del 2021, tutto questo allineamento, diciamo, di stelle e di scelte si è unito, nel senso il modello di footprint è cambiato, di fatto quindi la pulizia, se vogliamo, di mercato raggiunge il pieno effetto a fine di quest'anno, la parte estetica cambiata raggiunge il pieno effetto di quest'anno con Aria, che abbiamo, con la collezione Aria che abbiamo presentato ad aprile, che abbiamo consegnato il primo di ottobre. Quindi di fatto partiamo ai blocchi del 2022 più forti di prima. Comunque, quindi credo che sia anche rilevante dire che il riuscire a ritornare al fatturato 19, ma rinunciando a tutto questo fatturato di wholesale, sia un risultato più che brillante, insomma. Parlavi di presentazione, di collezioni. Credo che uno dei segni più tangibili di come è cambiato il mercato in questi ultimi 5 anni sia questa disruption in quello che una volta era la tradizionale presentazione biannuale delle collezioni primavera-autunno. Come vedi questo cambiamento? Dove si andrà? Se ci sarà un punto di arrivo o sarà sempre più fluido e ogni marchio sceglierà la sua strada? Dipenderà sempre dai momenti, credo. Ogni marchio avrà ovviamente l'autonomia di poter scegliere quello che vuole. Noi abbiamo fatto questa scelta perché credevamo che quel momento, per diciamo, condizioni esterne e condizioni interne, fosse il momento di prenderci il nostro tempo per lasciare ad Alessandro la creatività e l'immaginazione di poter ridisegnare Gucci per i prossimi 5 anni. Perché se torno dietro nel tempo, cioè, Alessandro è vero che nel 2015 ha fatto la prima collezione in 5 giorni, ma è anche vero che erano 12 anni che era da Gucci che pensava a quella collezione, per cui era già pronto e preparato, mentre invece in questo cambiamento, e soprattutto non credo che nella storia, diciamo, della moda ci sia stato mai un tentativo così forte in un momento di così grande successo, dove un direttore creativo ha avuto la forza di poter rimmaginare se stesso senza cambiare il direttore creativo stesso. Quindi questo per me dà l'idea del tipo di autonomia e di flessibilità che possiamo avere in Gucci, di come si viene protetto il talento e la creatività. Quindi questo è stato un momento di questo tipo. È anche vero che con Aria ad aprile, con l'Off Parade presentata a Los Angeles, dove si è dato pieno, diciamo, risalto a questo tipo di nuova visione di Alessandro dal punto di vista estetico, oggi non c'è più ragione per noi di star fuori dalle Fashion Weeks, quindi rientreremo nella Fashion Week milanese a febbraio e con le cadenze normali, quindi febbraio, settembre e poi la cruise, fra virgolette cruise, a maggio-giugno, così come era prima, nel senso che oggi secondo me ci siamo rimessi nella posizione per poter riprendere una sorta, diciamo, di metodo che era quello precedente alla pandemia, perché le condizioni esterne oggi lo permettono e anche le condizioni interne oggi permettono di poter rientrare in quello che è un calendario normale. Quindi questa è una comunicazione anteprima che Gucci parteciperà alle sfilate
di Milano del 2022, febbraio e settembre. Beh, quindi credo che sia anche un bel segnale per il nostro sistema moda, visto che anche a livello di settimane della moda c'è grande concorrenza, quindi poter contare su un marchio come Gucci sia un bel segnale. Senti, una cosa che mi ha incuriosito, voi continuate a aprire questi bellissimi ristoranti con Bottura. È un'iniziativa d'immagine? C'è dietro, che pensiero c'è dietro? È casuale dall'incontro, visto che siete amici? Allora, l'iniziativa, diciamo, sicuramente non è un'iniziativa di business, diciamolo in questo modo, anche perché se parli con Bottura di business, con Bottura parli di sogni, parli di emozioni, parli di qualità, parli di altri valori. È nato un po' da valori comuni che condividiamo da sempre, dall'amicizia che ci accompagna da quando andavamo a scuola insieme nello stesso banco per 5 anni a ragioneria, e quindi insomma sono più di 45 anni che ci conosciamo, quindi insomma ci sta che facessimo qualcosa insieme. Peraltro con Massimo collaboravamo quando io ero a bottega, diciamo che Massimo segue me, non segue il brand, quindi con Gucci c'è stato un ulteriore avvicinamento con Massimo, perché i valori che condivide lui sono quelli che condivide Alessandro, e quando li ho messi insieme a sedere per raccontarsi come sarebbe potuto essere questo ristorante, è stato un vero spettacolo ascoltarli. E quindi come tale oggi continua, abbiamo aperto Firenze, abbiamo preso la prima stella a Firenze, abbiamo aperto Los Angeles, abbiamo preso la prima stella Michelin a Los Angeles, nonostante la pandemia, quindi di fatto un locale aperto per 3 mesi, quindi un risultato straordinario, abbiamo aperto Tokyo, e apriremo tra poco Seul e poi basta. Quindi chi vuole andare a mangiare all'osteria a queste città deve andare. Bene. Senti, una cosa mi ha colpito anche. Tu nel 2019 hai lanciato la CEO Carbon Neutral Challenge. Come è nata l'idea e come sta andando? Quindi ho letto di recente che San Pellegrino ha aderito, quindi sta andando avanti questa cosa? Sì, sta andando avanti. È chiaro che essendo un challenge ci vogliono, diciamo, delle persone che aderiscono. Abbiamo non solo San Pellegrino, abbiamo altri, Suderia Rilla ha aderito, Lavazza ha aderito, ne abbiamo altre. Come è nata? È nata perché per un business come il nostro, che quest'anno compie 100 anni, è impossibile pensare di non avere impatto sull'ambiente, e non è possibile pensare di cambiare il modello di business dall'oggi al domani. Nel senso che prima di tutto devi sapere controllarlo e misurarlo. Noi nel 2015 abbiamo cominciato a misurare il nostro impatto ambientale, che pubblichiamo regolarmente su Gucci Equilibrium, dove per ogni linea, per impatto sull'emissione di gas, uso d'acqua, utilizzo della terra, eccetera, vedi il relativo impatto che abbiamo. E da allora abbiamo ridotto il nostro impatto ambientale del 47% nel 2015, baseline ricavi 2015 ovviamente. Quindi tutte le attività che mettiamo in piedi sono attività che hanno portato dei risultati, quindi l'utilizzo di energie rinnovabili, materie riciclabili, attività circolare, togliere la parte chimica nella concia, tutto quello che si può immaginare. Tuttavia l'impatto rimane. E essendo un CEO, nel senso non sono abituato ad avere obiettivi al 2050, no? Come si danno tutti i grandi della Terra, nel 2050 avrò 90 anni più o meno, quindi credo che non sia possibile darmi un obiettivo di questo tipo, non voglio neanche dare al mio successore un obiettivo di questo tipo. Quindi il punto è, si può oggi essere net zero e non solo essere anche positivi se utilizzi le regole giuste. Quindi nel 2018 abbiamo detto, bene, tutto quello che non riusciamo a mitigare, a ridurre, eccetera, lo offsettiamo. Cosa vuol dire offsettare? Lavori con l'agricoltura rigenerativa, compri di crediti carbon e tutto il resto, in modo tale da poter bilanciare quello che tu danneggi da un punto di vista ambientale. E l'idea è quella di farlo subito, non di farlo fra 20-25 anni, che non vuol dire che nel frattempo non utilizzi la tecnologia, non utilizzi i processi per migliorare il tuo impatto, continui a farlo, ma fino ad allora ti tassi. E chiaramente nessuno piace la tax carbon, ma di fatto se tu inquini, paghi. E visto che i governi non sono in grado di mettersi d'accordo, abbiamo deciso di farlo da soli. Quindi, come messaggio, abbiamo detto, benissimo, chi vuole essere con me, mi segua. Poi, chiaro, uno parte con la bandiera, ti volti, c'è poca gente. Esatto, armiamoci il partito. Però, insomma, dai. Beh, comunque voi avete lanciato il messaggio. Mi ha colpito anche il nuovo prodotto Demetra che avete messo, credo, a disposizione anche degli altri marchi. Ci vuoi raccontare di cosa si parla? Sì, Demetra è nato sempre dall'utilizzo della piattaforma delle nostre concerie. Insieme sono riusciti a sviluppare questo materiale che di fatto è basato sul legno riciclato,
e che l'effetto estetico è esattamente quello della pelle. Ho visto le sneaker, non si conoscono. Non c'è nessun tipo di differenza. Il punto qua, quindi, è uno sviluppo straordinario, cioè, diciamo, tutto il team di lavoro, lo sviluppo prodotto di Gucci ci ha lavorato per anni, e l'abbiamo messo a disposizione a tutti diciamo, il settore della moda, se vuole, perché poi con finissaggi diversi può essere veramente molto, molto, diciamo, differenziante, se vogliamo. Il punto di questi materiali, il punto di questi... di questo utilizzo, che è bellissimo raccontarlo, è che nella misura, nel momento in cui cominci a raccontare troppo l'aspetto sostenibile, perché è vero, tutte le ricerche che abbiamo visto prima sono corrette, se tu domandi preferisci un'azienda sostenibile o una non sostenibile, un po' da catalano, no? Cioè, no, quella è sostenibile. Poi in realtà, quando vai a comprare il prodotto più bello. Quindi l'accento che devi fare quando racconti questi prodotti è sempre un accento moda. Devi fare un prodotto che sia strepitoso. E poi in più anche l'accezione... È un prerequisito, diciamo. È un prerequisito, ma è una conseguenza. Nella misura in cui racconti solo la parte sostenibile, come fanno certi brand, fai veramente fatica, uno, a guadagnare, e due, a portata dei consumatori, perché lavori sulla parte razionale e non emozionale. Il nostro mondo è un mondo emozionale. Quindi il valore aggiunto che dai, lo dai perché il prodotto è bello, perché comunque ti racconta un sogno, ti racconta un qualcosa, in più deve avere questo. E oggi il mondo è questo, cioè, vuol dire, c'è una ragione per cui Greta ha 13 milioni di followers, Kim Kardashian ha 260 milioni. Cioè, è vero che le aziende devono fare le proprie attività, ma anche i consumatori devono cambiare il modo in cui comprano, perché altrimenti è un gioco che, voglio dire, alla fine non ha nessun vincitore. Quindi queste sneaker, farete sempre più sneaker con questa similpelle, chiamiamola così? Faremo sneaker con questa similpelle, non chiamo similpelle che fa un po' schifo, ma diciamo con Demetra, che è più bello. Demetra. Perché crediamo che sia questa la strada in futuro, ma ripeto, dobbiamo fare un prodotto che il consumatore apprezzi. E nella misura in cui apprezza la pelle, faremo la pelle, perché alla fine in Gucci ho 20.000 persone, io devo proteggere le 20.000 persone, devo fare un business che sia profitable, sostenibile nel tempo, non solo da un punto di vista materiale, ma anche per le persone che lavorano con me. Senti, un po' ne abbiamo già parlato, però voi fate i 100 anni quest'anno, quindi 1921-2021. Sarà sempre più difficile rimanere rilevanti in un mondo così... La sua bellezza. Dinamico, quindi ragionate ad anni, non a neanche a più anni triennali, come la vedi su questo? Ma la vedo come l'ho sempre vista, nel senso che secondo me ci facciamo troppi viaggi, nel senso che il mondo cambia a una velocità pazzesca, tu devi essere capace di posizionarti sulla base del brand che gestisci in quel momento. Gucci è un brand pazzesco che è sempre stato, diciamo, legato ai consumatori da un punto di vista estremamente emozionale. Lo si vede oggi con l'House of Gucci. Ero negli Stati Uniti recentemente, mi hanno raccontato questa storia di Aldo Gucci che ha aperto questo negozio a Beverly Hills e diventò talmente famoso negli anni 60 che gli studenti di Beverly Hills Campus misero una bandiera Gucci sul campus e l'hanno guccificata. Quindi non è cambiato molto rispetto a allora. Abbiamo questa relazione molto forte, molto intima con il consumatore, molto diversa, se vuoi, rispetto ai nostri cugini francesi, e come tale dobbiamo lavorare su quelli che sono i nostri punti di forza, che sono la creatività, l'immaginazione, il fatto di essere camaleontici, di muoverci più veloci degli altri e di avere persone che seguono questa logica, che siano disposti a rimettere in discussione quello che hanno fatto 15 giorni prima, perché nel frattempo il mondo è cambiato. E nel momento in cui ti siedi e pensi di essere arrivato, è il momento in cui cominci ad andare giù. Quindi, siccome non vogliamo andare giù, dobbiamo continuare a tenere questo ritmo, che peraltro è la bellezza del nostro lavoro. Cioè, non lavori nella moda se sei un po' statico, non può esistere, soprattutto oggi. Senti, un'ultima domanda. Vi ha fatto piacere il riconoscimento di Tom Ford? Ho letto del suo libro dove dice che si è riconciliato con Gucci, anzi ha potuto distaccarsi da Gucci grazie al lavoro di Alessandro. Ci ha fatto un grandissimo piacere, fra l'altro l'ho letta prima di Alessandro e l'ho mandata prima che si svegliasse, ieri era estremamente contento. Peraltro abbiamo, come puoi immaginare, non sarei qua io se Tom Ford e De Sole non avessero preso Gucci quel tempo, per cui ho un grandissimo rispetto per loro e anzi li devo ringraziare tutta la vita. Benissimo. Senti, un'ultimissima cosa, Gucci è il capofila di una filiera incredibile in Italia, Gucci come tanti altri marchi italiani e non, per cui non è un caso che il lusso si produca in Italia. Che cosa possiamo dire alle PMI italiane, che sia produttori un conto, ma anche i marchi, quindi
Gucci ha una storia di 100 anni, ma chi parte oggi o chi ha un marchio, che cosa puoi consigliare nei prossimi, su cosa deve concentrarsi sui prossimi anni? Ma prima ho ascoltato Binello, adesso c'è Attila Chisti che è il CEO di Florence, Mario Gardini che è il padre di Orienta Capital. Secondo me, prima di tutto, io non ho nessun tipo di suggerimento da dare alle PMI, sono loro che devono raccontarmelo a me, soprattutto gli imprenditori che qui devo, che sono degli eroi, secondo me, con tutte le difficoltà che devono incontrare oggi a fare azienda. E, certo è che un punto importante è ogni tanto avere un po' di distanza manageriale dal bambino che hanno creato, perché molte volte te lo tieni troppo lì e alla fine il bambino muore. E quindi poi c'è il problema del passaggio generazionale, ci sono problemi di competenze che probabilmente non puoi avere perché non te le puoi permettere. Quindi secondo me il bilanciamento fra questa iniziativa imprenditoriale, questa creatività imprenditoriale e una distanza manageriale, il supporto di capitali che realtà come quelle possono dare, secondo me possono essere il futuro delle PMI. Perfetto. Non so se ci rivedremo qui tra 5 anni, a me farebbe molto piacere che poi sia Gucci o qualcos'altro, sarai sempre il benvenuto. Grazie ancora. Ciao. Thank you.